Prima stagione all'Ugento Calcio, sì, e, diciamo, ho avuto questo invito dal mister Gianluca, che l'anno scorso vabbè, è stato con noi a Rapida per la parte finale, e ha pensato di chiamare qualcuno che seguiva l'anno scorso, qualcuno di noi, per, diciamo, per seguirlo in questa nuova avventura. Conoscendo il mister, diciamo, ci ha parlato bene della situazione e con, diciamo, molto lieti abbiamo accettato. Ecco. L'anno scorso gioco a Parabida in prima categoria, o meglio è stata una stagione particolare in quanto Parabida doveva fallire all'inizio dell'anno. Tre ragazzi, tra cui Riccardo Firenze che sta qui con noi, abbiamo pensato di portare avanti la società. Ci è andata male perché la squadra è retrocessa, però diciamo, è stata comunque un'avventura bella, diciamo, nuova, e questo a livello societario. A livello di calcio giocato sono stato sfortunato perché ho avuto due infortuni importanti che hanno fatto sì che abbia giocato forse in totale 10 partite tutto il campionato in maniera intermittente, poi mai raggiungendo una condizione ottimale. Questi infortuni l'ho superato e di certo ancora ho una condizione non buona, nonostante mi stia allenando dall'inizio con attenzione, con passione, però ci vorrà un po' di tempo, ecco, per raggiungere quello che sarà la condizione ottimale. La società che ti trovi? La società che mi trovo vedo una società in primis appassionata a quello che fa, ed è forse la cosa più bella che vedo in queste persone, perché diciamo in queste categorie oggi come oggi se non c'è la passione per quello che si fa poca strada, e tutti loro dal primo all'ultimo li vedo attaccati a questa società in maniera assurda, e questo sarà sicuramente per loro un grossissimo vantaggio. Per te? Per me penso che comunque si faccia la cosa anche su qualunque calciatore, ecco, vedere una società che porta avanti con passione il proprio ruolo per un giocatore è importantissimo, perché se il giocatore non vede la società vicina, presente agli allenamenti, presente alla domenica, diciamo, perde la voglia prima del dovuto. Il mister, diciamo, spesso parliamo, spesso cerchiamo di capire quale sia la posizione migliore per me. Io ad oggi la mia posizione preferita è quella del mediano centrale, in primis perché il fisico non mi rende il più possibile fare quello che facevo forse 5-6 anni fa, quando pesavo 10 kg in meno e facevo l'esterno. Però il mister mi vede anche, anzi forse di più, da terzo attaccante esterno. Comunque ovviamente quello che mi fa fare a me fa piacere, l'importante è giocare.